È arrivato a sentenza il rito abbreviato del processo Rinascita Scott. Il rito abbreviato lo avevano scelto in 91 degli imputati, c'erano state da parte del pubblico ministero 85 richieste di condanna e 6 richieste di assoluzione, e in sentenza oggi abbiamo visto 70 condanne, 19 assoluzioni e 2 prescrizioni. Sostanzialmente questo significa che il quadro probatorio della procura sta reggendo. Significa anche che a processo sono andati, ovviamente hanno scelto di andare quegli imputati che hanno accettato uno sconto di un terzo della pena per poter essere giudicati appunto in rito abbreviato, che significa quindi soltanto in udienza preliminare senza andare a dibattimento. Questa è una possibilità che viene offerta quando sostanzialmente, valutando le carte che il pubblico ministero ha a disposizione e la loro gravità, l'imputato decide sostanzialmente di accelerare quella che già si sa potenzialmente potrebbe essere una condanna. Quindi abbiamo infatti non a caso in questo processo abbreviato i collaboratori di giustizia che chiaramente hanno già una percezione della loro, diciamo, colpevolezza proprio perché sono collaboratori di giustizia. Quindi abbiamo condannati Bartolomeo Arena, abbiamo Gaetano Cannatà, Michele Camillò, abbiamo Emanuele Mancuso, abbiamo Andrea Mantella. E tra le varie ovviamente cose che si possono raccontare di questo rito abbreviato è soprattutto l'idea che molti di questi collaboratori di giustizia e molte delle posizioni che vengono a loro associate sono ancora a dibattimento nel rito ordinario. Il rito abbreviato già ci dà un'indicazione di quelle che sono le principali posizioni, diciamo, dei personaggi chiave di questo processo, e quindi ci dice che sostanzialmente il quadro narrativo sembrerebbe andare a confermare quelle che sono le ipotesi della procura di Catanzaro. E ovviamente c'è da ricordare anche che nei processi come questo qua, un processo di oltre 350 imputati, di cui soltanto 90-91 al rito abbreviato, quindi gli altri ovviamente dovranno seguire il rito ordinario, i veri protagonisti sono gli avvocati. Gli avvocati, che sono tanti, perché ovviamente in un processo come questo è importantissimo esattamente perché la giustizia venga fatta, che ogni singolo capo di imputazione riceva l'importanza, il tempo e la giusta attenzione che merita. I veri protagonisti sono gli avvocati che hanno imparato a conoscere il processo, hanno imparato a conoscere il collegio difensivo, gli altri, diciamo, avvocati, e hanno imparato ovviamente anche a conoscere il collegio giudicante. Quindi ciò che questo processo abbreviato ci dice è che sostanzialmente fino ad ora la procura di Catanzaro sembra aver costruito bene il processo, e lo ha fatto, ricordiamolo anche grazie al fatto che il processo Rinascita Scott non è un processo totalmente innovativo, è un processo che racchiude più filoni di indagine, addirittura quasi 5, sono 5 filoni di indagine, forse anche di più, che da anni, diciamo, si stanno sviluppando nella provincia di Vibo Valentia. Molte di queste famiglie, come i Bonavota, come i Mancuso, sono state portate a processo più di una volta. E la differenza in questo caso è che vengono portate a processo insieme, come appunto per avere una visione d'insieme di quella che è la provincia di Vibo Valentia. Quindi è importante che abbia retto il quadro accusatorio in primo grado del rito abbreviato. Ovviamente l'appello e anche ovviamente ciò che avverrà nel processo ordinario e poi finalmente in Cassazione, prima che le sentenze diventino irrevocabili, ci racconterà chiaramente, darà alla storia un quadro, diciamo, finale. Però per il momento questo è un segno, diciamo, che il quadro d'insieme, la lettura, la narrativa che viene data della provincia di Vibo Valentia secondo la procura di Catanzaro, per il momento sembrerebbe reggere.